terapie di shock in psichiatria hanno preceduto di molti decenni le terapie farmacologiche. Queste terapie di shock nacquero da osservazioni molto acute, anche molto semplici, dalla fine dell'Ottocento e per tutto il Novecento. Che cosa fu osservato? Fu osservato che persone che soffrivano di epilessia, di grande male, del grande male epilettico, quindi dell'attacco epilettico, quello che abbiamo negli occhi, che è tanto impressionante, una volta superato l'attacco epilettico, se anche soffrivano contemporaneamente di una qualche forma di disturbo mentale grave, che sono la depressione oppure una condizione delirante, dopo l'attacco epilettico stavano meglio. E quelle persone che avevano attacchi epilettici, per esempio in una fase, che certamente è una cosa molto negativa, sul piano del disturbo invece mentale potevano andare incontro a una remissione conclamata della sintomatologia. Questa osservazione, anche questa intuizione, diede luogo all'uso di qualche cosa che potesse produrre un attacco epilettico in persone che non avevano l'epilessia ma che soffrivano di una malattia mentale. E cominciarono tutta una serie di interventi tesi proprio a produrre l'attacco epilettico, che è molto difficile da produrre in una persona che non ce l'ha, perché l'epilessia è legata a un valore, a un effetto soglia. Chi soffre di epilessia ha questa soglia epilettogena molto bassa, ma normalmente la soglia epilettogena è molto alta, quindi è molto difficile che le persone abbiano un attacco epilettico, e le persone che soffrono di attacco epilettico tutti quanti hanno una soglia bassa allo stimolo, in quel caso nervoso, che lo può produrre. Gli interventi chimici erano con sostanze, pentametilentetrazolo per esempio, che veniva fatta in endovena e che effettivamente produceva una tale alterazione della conduzione nervosa per cui la persona aveva questa crisi epilettica. Oppure si sfruttava l'insulina, si chiamava proprio così, coma insulinico, cioè si cominciava a iniettare insulina fino a determinare una ipoglicemia. Quando l'ipoglicemia raggiungeva certi determinati livelli bassi, il sistema nervoso centrale privato dello zucchero circolante produceva una crisi epilettica. Erano sistemi chimici abbastanza pericolosi, perché per un coma riportare la persona fuori dal coma insulinico doveva essere una cosa fatta proprio nell'ordine di pochissimi minuti, addirittura di un minuto, perché altrimenti il rischio era che il coma insulinico diventasse, ovvero il coma ipoglicemico, diventasse irreversibile, causa la grande quantità di insulina che veniva immessa molto rapidamente nella circolazione corporea dell'individuo. Alla fine degli anni 30, a Roma, un ricercatore romano fu informato che nel mattatoio della capitale, fu informato da un osservatore spontaneo, che nel mattatoio della capitale, per evitare le sofferenze della macellazione agli animali, a questi animali venivano sottoposti a un'induzione elettrica, cioè veniva messa due elettrodi, veniva fatta passare questo passaggio elettrico, va sotto il nome di scossa, ma in realtà non è per niente una scossa. Non è una scossa così come la conosciamo noi, se mettiamo inavvertitamente il dito in una presa. E questo passaggio di energia elettrica determinava una perdita di coscienza, per cui l'animale poi non soffriva quando veniva macellato. Ma l'osservazione fu che questa perdita di coscienza era accompagnata a manifestazioni fisiche di epilessia.
il ricercatore che fu informato di questo si chiamava Centro Bini, si chiamava Lucio Bini, e insieme al suo all'ordinario di clinica di malattie nervose e mentali dell'Università di Roma, che era il professor Cerletti, cominciava a studiare delle pratiche per poter produrre una crisi epilettica senza conseguenze dannose per il fisico, usando appunto le correnti elettriche, le correnti galvaniche, fino a che misero a posto appunto una modalità che appunto poi va sotto il nome di terapia elettroconvulsivante e non di elettroshock, perché in realtà non si tratta di uno shock elettrico, ma si tratta di un'induzione attraverso una corrente elettrica, però è un'onda quadra, tutta diversa da quelle che noi usiamo per illuminare o per l'esercizio dell'energia elettrica, che serve a mettere in sincrono il cervello. Quando il cervello va in sincrono può produrre questa crisi epilettica. In realtà non si produce più la crisi epilettica, perché per fare un'applicazione di TEC si usano una serie di miorilassanti, per cui non c'è, mentre all'inizio effettivamente non venivano usati i miorilassanti, per cui le persone avevano bisogno di tanti infermieri che tenessero, dato che il passaggio di energia elettrica non è una scossa, chiunque mette le mani sulla persona non prende la scossa, non c'è una diffusione, quindi ci volevano infermieri, persone che tenessero gli arti, perché magari nell'immediatezza di una contrazione massiva come quella dell'epilessia magari si potevano produrre pure delle fratture patologiche. Adesso si usano l'applicazione viene fatta con una debole anestesia, con sostanze miorilassanti, viene registrata, vengono registrati gli amperaggi del sistema nervoso centrale per vedere se si è creata appunto il corrispettivo elettroencefalografico, non fisico, il corrispettivo elettroencefalografico di una crisi epilettica. Quando si verifica questa variazione di amperaggio a livello del sistema nervoso centrale, vuol dire che c'è stata per pochi secondi questa crisi epilettica, e la cosa è finita. È un qualche cosa che dura in tutto 2-3 minuti. La persona poi si ridesta normalmente, può all'inizio presentare dei disturbi perché può avere un fenomeno di un'alterazione della memoria, sia anterograda sia retrograda. Anterograda vuol dire che i minuti successivi all'intervento, e i minuti retrograda invece i minuti precedenti all'intervento, quello che è avvenuto non viene registrato, non è che viene dimenticato, non viene proprio registrato a livello di memoria, però questo è momentaneo, non è vero che c'è una perdita di memoria a lungo andare. Questa terapia ha delle indicazioni. Qual è l'indicazione? Sicuramente, dopo sono intervenute altre terapie più facili, con appunto l'uso delle medicine anche molto efficaci, è riservata a quei casi dove le cose non vanno bene, per esempio la depressione resistente, nelle gravi depressioni durante la gravidanza, nelle depressioni delle persone molto anziane, nelle condizioni di catatonia dove l'uso dei farmaci, dove c'è pericolo di vita per la persona. Quindi viene usata come tecnica salvavita nei casi gravi e molto resistenti alle terapie. Sulla TEC hanno scritto di tutto e di più, ma soprattutto di tutto e di più in senso negativo. È stata vista un po' perché viene immaginata come una scossa elettrica, cioè io vado addosso a una persona, cioè è una specie, viene interpretata come una tecnica da lager e non invece come una tecnica terapeutica, che è usata in tutto il mondo, ovviamente con tutte le cautele e con tutti i consensi che un intervento, di fatto è come se fosse, c'è un'anestesia, quindi ci vuole una consapevolezza, ci vuole un consenso informato,
molto ben dettagliato, perché ovviamente la persona deve scegliere. La cosa tremenda è che c'è tutto questo stigma, c'è tutto questo pregiudizio, per cui anche quando una persona potrebbe trarre molto giovamento da questa terapia non si riesce quasi a farla. Questo è un fenomeno però tipicamente italiano. Consideriamo che in Italia i centri attuali dove si può fare la TEC sono 8 o 9, in Germania sono 60, in Francia altrettanto, negli Stati Uniti, tutte le linee guida internazionali, gli algoritmi, cioè che quando hai una certa malattia all'inizio fai questo, poi se resiste ancora fai quest'altro, poi fai quest'altro, al quarto, quinto punto dell'algoritmo tutte le società scientifiche del mondo mettono la terapia elettroconvulsivante, appunto la TEC o ECT in inglese, come una pratica da proporre e da usare. Bisogna dire che con la TEC il buongiorno si vede dal mattino, cioè se dopo 6, 7, 8 applicazioni non vedi nulla, è nulla che continui. Una delle ragioni è questo, e qui sì è giusto, una delle ragioni per cui la TEC è stata sottoposta a stigma, a divieto, si sono create tante voci contrarie, è dovuto al fatto che se ne è fatto un abuso. Cioè negli anni 60 e 70 è stato fatto un abuso di terapia elettroconvulsivante anche in situazioni che sono nevrosi isteriche, sono state sottoposte a TEC, dove non può succedere nulla di buono perché là non c'è un disturbo mentale che effettivamente è rispondente. Si è arrivato all'accanimento terapeutico, persone che sono state sottoposte a 40, 50, 60 TEC. Il problema è che non è perché il mezzo è stata l'elettricità, il problema è che se tu fai venire 60 attacchi epilettici a una persona nel corso di un mese la annichilisci, come succede quando una persona ha uno stato di male epilettico per cui ha continue crisi, se non riesci a bloccarlo la persona va in annichilimento e ha anche dei danni cognitivi da questo. Quindi l'abuso del mezzo lo ha condannato e quindi ne traggono disagio o non ne traggono giovamento anche persone che invece potrebbero effettivamente essere indirizzate, che comunque sono una minoranza di situazioni, una minoranza di pazienti. Certo, negare a priori a un cittadino italiano la possibilità di guarire perché il mezzo viene considerato alla stregua di un intervento da lager, questo sicuramente è un'operazione culturalmente inaccettabile.